25 novembre 2020. La violenza sulle donne, il 25 contro tutte quelle forme di violenza. Quello che lo specchio non riflette, 12 storie, 14 poesie. Ognuna con una storia racconta la sua testimonianza, la sua vita con l'esperienza della violenza. Eppure donne coraggio che sanno scrivere al proprio cuore affinché possa risorgere a vita nuova. Un riscatto sociale. Oggi la riflessione più che mai sui tipi di violenza e soprattutto sul far decrescere il numero della violenza. Oggi un'altra donna è morta per mano del suo compagno, di suo marito, e questo ci impone sempre di prendere a cuore la questione. È un'emergenza sociale più che mai. L'abbiamo sempre ribadito e lo continuiamo a ribadire. Oggi abbiamo il diritto e il dovere di essere tutelati, di essere accompagnate in un percorso di rinascita. Oggi vi leggerò una poesia che mi è giunta per Urla la poesia, il concorso che ogni anno il 25 di novembre vede protagoniste i poeti, gli artisti, coloro che hanno a che fare con la violenza, ma coloro che a vario titolo si occupano di violenza a tutto tondo, dalle strutture agli sportelli. La poesia è di Maria Rosaria Di Maio. Interminabile notte, mi soffichi e mi scompigli i capelli che si intrecciano al mio collo e non mi lasciano respirare. Mi dico, piccola mia, vai avanti, affronta il buio, affronta il male, entra dentro l'oscurità e diventane parte. Ma qualcosa mi tiene bloccata al pavimento, soffocante, buio, probabilmente non è neanche colpa tua, probabilmente sono semplicemente i capelli intorno al collo. La violenza tante volte non ha nome, ha solo l'impatto che travolge le donne e su queste pesa l'ombra che in qualche modo soffoca quella luce interiore da ricercare e trovare. Allora, oggi, in questa giornata particolare, vengono a galla tutti i mostri, tutte le ragioni, le motivazioni che vedono ancora la violenza d'impeto un modo per far risaltare il problema. È un grido di tante donne, di tante persone che direttamente e indirettamente hanno violenza e hanno subito violenza. Allora, a vario titolo, bisogna essere più coesi insieme per una lotta che ci vede in prima linea. L'associazione Il Bucaneve, insieme a Campania Tube Channel, oggi lo ribadisce più che mai. Covid si incontra con questi tipi di patologie, patologie mentali, patologie che la società soffre e che comunque in qualche modo ha bisogno di essere riportata nei giusti confini, nelle giuste parole e soprattutto nei giusti luoghi della progettazione e della risoluzione. L'ascolto, l'empatia e soprattutto una migliore comunicazione che deve essere avulsa da qualsiasi criterio di differenze che ormai non vanno più di moda. Non siamo nel Medioevo, se siamo catapultati nell'oscurantismo è l'ora della responsabilità, è l'ora di prendere parte ad una seria e riflessione su quello che deve essere, su quelli che sono i nostri obiettivi e le nostre priorità. E adesso è prioritaria la prevenzione in nome di tutte coloro che sono morte e che sono ancora presenza di quella mano violenta che abita le nostre famiglie, le nostre case. Oggi il colore che ci contraddistingue è l'arancione, ma io direi che il rosso può rappresentare meglio
cosa rappresenta la violenza. Il rosso è passione per chi ci crede in questi progetti, rosso è il colore purtroppo degli omicidi che si consumano tutti i giorni. Quindi in nome di un alto valore che è quello del rispetto dell'altro, bisogna intervenire con coscienza. Avremo modo e luogo per sperimentare anche una controviolenza. Questa giornata quanto è importante ribadire il nostro no? È importantissima l'antiviolenza contro le donne, sono d'accordissimo, che dire di più? Più di questo, giornata importante per ricordare, come si ricorda il terremoto, bisogna ricordare anche questo. Si parla tanto di questa giornata del 25, concretamente cosa si sente di dire per migliorare le situazioni in tal senso? Si devono sentire forti le donne a denunciare. Questo è fuori discussione perché la violenza non dovrebbe esistere nel mondo e augurare che non succederà a nessuno. Questo è. Ha mai avuto a che fare con uomini violenti e come si è comportata? No, per fortuna non ho avuto mai a che fare con uomini violenti, ma conosco le persone, le amiche anche che ne avevano da fare. Cosa ha fatto per aiutare l'amica? Sinceramente ho chiesto di denunciare, ma non l'hanno fatto. Purtroppo non mi hanno dato ascolto. Secondo lei era per paura o per altro? Dicono che per amore, ma questo non è amore, non può essere amore questo in questo modo fatto. Non lo so perché non l'hanno fatto. Secondo lei cosa si può fare invece per la violenza concretamente oltre alla denuncia? Si dovrebbe parlare secondo me di più, così forse le donne avranno più coraggio, invece di tenere dentro di nascondere, si dovrebbe parlare di più anche in TV, secondo me. Poi non lo so, là per là non mi viene per dire altro, non lo so. Io la ringrazio perché comunque parlare di violenza non è facile, però quando si parla è meglio perché comunque c'è una sorta di liberazione. Certo. La sente come tale? Certo, sì, certo. Auguro a tutte le donne di stare bene e di non avere mai a che fare con uomini violenti. Eppure uomini dovrebbero essere più, non so, più gentili. La mondiale sul contrasto alla violenza. Cosa vi sentite di dire come coppia? Massimo rispetto per le donne, massimo. Non c'è bisogno di fare tutto questo. Se non può stare con una donna, se ne va. Non si deve arrivare a questo, sta succedendo troppo. Questo. È una cosa proprio esagerata, queste persone. Non si meritano una donna, queste persone. Per me. Trattare le donne così, non disposi, non convivi, questa è la verità per me. Ma tutte queste raccomandazioni purtroppo per questa gente non serve, c'è sempre qualcosa malata che scoppia, perché poi subiscono anche i figli di queste violenze che assistono a tutto questo, per l'amor di Dio. Io sono molto indignato per questo, le donne vanno rispettate per quello che fanno nella casa, lavorano e tutto questo fa piacere, questo qua. Secondo lei cosa si può fare invece concretamente per aiutare gli uomini? Gli uomini vanno aiutati se vogliono essere aiutati, ma parecchie persone non vogliono essere aiutate, preferiscono la violenza, da queste nascono così. Ma anche parte, dice mia moglie, della cultura che oggi non c'è, stiamo nel 2020, signor, 2020, queste cose fanno male, fanno proprio male queste cose. Penso che molti uomini, molte persone non abbiano avuto un buon esempio, un modello educativo giusto verso la donna e quindi prendono esempio dalla famiglia, perché la prima società è la famiglia e poi viene la società quando poi la persona esce dal nucleo familiare ed entra nella nuova società che è la scuola, che è il paese, eccetera. E comunque se il ragazzo, l'uomo,
la persona in generale è debole e già ha un esempio negativo ricevuto in famiglia, comunque diventa un violento. Per lui è un fatto normale, quindi queste persone vanno educate non solo nella famiglia ma anche con l'equipe medico-psicopedagogico, altrimenti se non c'è l'aiuto della scuola, perché ci vuole la collaborazione anche della scuola, se non c'è la collaborazione famiglia-scuola, noi avremo sempre degli individui violenti. Quindi l'esempio deve partire dalla famiglia. Quindi è inutile che diciamo questo ha fatto un omicidio, dipende sempre dall'ambiente familiare. È difficile, almeno che è un malato mentale, e allora non possiamo. Però comunque penso che nella famiglia, il compito della famiglia è quello di educare, di dare un modello educativo adatto all'ambiente in cui dovrà entrare, nella società nuova, perché è una seconda società, oltre a quella della famiglia. Quindi noi ci auguriamo che questo nel tempo possa cambiare con l'aiuto dello Stato, perché se lo Stato non ci viene incontro in questa fase avremo dei problemi grossissimi proprio. I figli nostri saranno dei violenti perché prenderanno esempio dagli altri. Sono modelli negativi che facilmente si apprendono e si interiorizzano. È così? È vero. Quindi ci auguriamo che tutto questo nel tempo possa scomparire. Sarà molto difficile, però penso che il compito più grande è quello della famiglia e poi della scuola. Pensa sulle donne. Cosa si sente di dire su questa giornata che ancora ricorda questi eventi? Beh, è una giornata che ci fa aprire gli occhi un po' a tutti su questa, diciamo che nel 2020 è una cosa che non ci dovrebbe essere più, però comunque credo che adesso la gente è molto più sensibile di qualche anno fa e speriamo che lo sia sempre di più. Cosa si sente di dire a questi uomini da uomo? Vabbè, diciamo che già chiamarli uomini è tanto. E gli uomini sono un'altra cosa. Per lei la gentilezza, quel senso del rispetto, come si acquisisce? Beh, il senso del rispetto lo possiamo acquisire solo con le azioni. Dando rispetto possiamo avere rispetto, questo in generale nella vita, non solo con le donne. Qual è la tua parola che pensi possa aiutarle ad uscire dalla violenza? Beh, sicuramente quello di farsi aiutare da qualcuno, di non restare zitte. Questa è la cosa importante, andare dalle istituzioni oppure da qualche amico, da qualche parente che può dare una mano. Vedi che c'è indifferenza al problema? No, come dicevo, negli ultimi anni c'è più interesse in questo argomento e quindi spero che pian piano possiamo sconfiggerlo. La violenza, si ricorda questa giornata internazionale contro ogni tipo di violenza sulle donne. Cosa ti senti di dire? Che io sono cresciuto in una famiglia dove il mondo è delle donne, quindi c'è questo slogan, quindi non so cosa vuol dire la violenza sulle donne, posso soltanto dire che siamo nel XXI secolo. La donna ha un ruolo naturale, quello di creare e generare vita, però se questa cosa parallelamente la si immette anche nei campi lavorativi artistici come i direttori, stilisti, insomma musicisti, la donna ha una marcia in più e credo che ce l'avrà sempre. Cosa ti senti di dire alle donne vittime di violenza? Che non è facile uscire da queste situazioni, però bisogna avere coraggio, soprattutto in tempi come questi. Grazie. E la giornata mondiale sulla non violenza, cosa ne pensi?
Io credo che ben vengano queste iniziative, però la non violenza andrebbe celebrata e soprattutto praticata quotidianamente, non solo verso le donne, ma anche in qualsiasi forma di espressione, anche verbale, visto che la nostra società sta andando verso una esagerazione sia nella comunicazione via social, ma anche nella comunicazione politica. Bisognerebbe perseguire di più la moderazione, che non è un valore negativo, ma è la forza del pensiero, anche critico, anche polemico, ma veicolato in maniera civile. Le leggi ci sono a supporto delle donne, le donne si affidano alla giustizia e si affidano a quei percorsi da seguire, ma in effetti nella realtà? Ma nella realtà capitano cose spiacevoli, tipo quella che ho letto stamattina, che per esempio il lockdown ha fatto aumentare considerevolmente il numero delle violenze domestiche, e questo era qualcosa che andava non solo prevenuto, ma anche immaginato, in modo che non portasse delle conseguenze così negative come ci sono state. Cosa ti senti di dire alle donne che sono vittime ancora di violenza e cosa fare? Ma secondo me occorre il coraggio della denuncia innanzitutto, di queste situazioni bisogna farle emergere e praticamente trovare sostegno anche in quei settori della società che sono a supporto delle donne che subiscono violenza. Giornata sulla non violenza. Cosa ne pensa la nostra Amalia Leo? È una commemorazione, nonostante tutte le buone intenzioni, già oggi ci sono stati due femminicidi. È una piaga sociale, acuita ancora di più in questo momento di pandemia. Cosa pensi che possa essere fatto sia per gli uomini che per le donne? Per gli uomini un'educazione che nasce dalla famiglia. Per le donne una maggiore consapevolezza nelle proprie possibilità, di non accettare e di non colpevolizzarsi, ma prendere acquisizione dei propri diritti e della propria intimità. Quindi anche un'elaborazione di se stesse in una sorta, di riscatto sociale. Sicuramente sì, e poi non dimentichiamo che l'educazione familiare parte dalle donne. Le donne mamme dovrebbero cominciare anche a dare un'educazione diversa ai figli maschi che non hanno nulla di diverso rispetto alle donne. Secondo te è stato fatto o deve essere fatto ancora? La strada è lunga e se non si comincia avremo veramente una piaga sociale molto più pesante. La parola che ti senti di dire di conforto alle donne, e qual è lo sprono? Abbiate fiducia in voi stesse e combattete per non essere schiave di un sistema che non è a favore delle donne. Violenza delle donne, cosa ne pensate e come credete che possa migliorare la situazione? Ma penso che vada festeggiata, perché le donne rappresentano un contributo importante nella società e quindi va rispettata, la donna va rispettata per tutto quello che fa, quello che dà nella famiglia, al compagno e se lavora nell'ambiente di lavoro, per cui va rispettata nella sua figura. Cosa si sente di dire a queste donne che invece non trovano il coraggio ancora? Ma un invito ad aprirsi, a confrontarsi con gli amici, con le amiche, con tutti quelli che possono aiutarla. È un problema a volte anche di carattere, quindi devono trovare la forza per aprirsi e chiedere aiuto a tutti quelli che possono aiutarla. Specialistiche, tecnici del mestiere o amici, tutti quelli che possono aiutarla. Ricordare questa giornata, ma non sia soltanto oggi questo ricordo, è importante che si faccia questo lavoro sempre, tutti i giorni, con le nostre amiche, con i nostri vicini di casa, in famiglia, ovunque. Una parola in particolare a quante ancora non riescono ad aprirsi, lo devono fare, si lasciano guidare, consigliare da chi qualche consiglio in metodo, un conforto gli riesce a dare. Questa è la cosa più importante, forse, che riescano ad aprirsi, ancora più di questo ricordo, di questa partecipazione di massa e che la donna stessa che è colpita da questa violenza, da questo atteggiamento, si apra. Questa è la cosa fondamentale.
quanto è importante che nella scuola arrivino anche specialisti che siano nello staff. Certo, certo, che arrivino specialisti che educhino a questa cultura, a questa idea, insomma, la partecipazione deve essere generale, di maschi e femmine ovviamente, di uomo e donna, perché è importante educare anche il ragazzo, anche i giovani a questo rispetto, ma mi pare che i giovani abbiano, i giovani siano più aperti a questo discorso, sono i maturi, mi pare, meno aperti a questo, che non vogliono cedere di fronte a questa realtà della donna che è fortemente presente, e è come se si sentissero un po' inferiori, e non deve essere, questo messaggio è assolutamente errato, questo non deve accadere, ma i giovani sembrano più aperti di noi altri a questo obiettivo da raggiungere assolutamente, io ho figlie femmine, quindi ci credo profondamente, quindi dobbiamo farcela.